vicino alla scala dei pescaggi centrale, molto spesso, quasi sempre, troviamo anche un cerchio, una circonferenza con una linea spaccata in mezzo. Questa circonferenza viene chiamata occhio di Plimsoll e serve a determinare le linee di massimo carico, ovvero serve a indicare quanto la nave può essere caricata, quanto la nave può aumentare di immersione, qual è il suo limite massimo di immersione legale. Perché viene imposto un limite legale? Per ragioni di sicurezza. Ovviamente la nave potrebbe essere caricata anche di più in maniera pratica rispetto a quel limite, però andrebbe a discapito la sicurezza. La linea di massimo carico serve a garantire una riserva di galleggiabilità, serve a garantire un volume in cui la nave si può immergere prima di affondare. E questo a cosa serve? Serve sostanzialmente agli imprevisti, quindi a prevedere una riserva in caso, ad esempio, di una falla, quindi in caso di un imbarco imprevisto di un peso, perché appunto la falla è un imbarco di un peso. Quindi anche con falle di modeste entità, la nave continua a galleggiare. E proprio a questo serve la marca di bordo libero, a garantire una riserva di galleggiabilità, e nel caso in cui la nave dovesse imbarcare più peso di quello che è stato preventivato, non accade nulla sostanzialmente fino a un determinato limite, perché poi si raggiunge il ponte di bordo libero e la nave affonda. Quindi c'è una soglia di sicurezza che deve essere sempre garantita, ed è quella soglia che viene garantita per eventuali imprevisti che possono accadere durante la navigazione. Ecco perché viene impostato un limite legale di massimo carico, altrimenti sarebbe veramente pericoloso. Vicino all'occhio di Plimsoll, che rappresenta la marca di bordo libero estiva, ovvero la marca di bordo libero standard che viene utilizzata nel Mediterraneo nella stragrande maggioranza dei casi per le navi, ci potrebbe essere anche un pettine per le navi che effettuano una navigazione diversificata, ad esempio attraversando zone cui è soggetta una normativa che impone la marca Nord Atlantico o zone che sono agevolate e con cui si può navigare anche con una marca tropicale. Quindi c'è un pettine che identifica altre linee di massimo carico in base alla navigazione che si andrà ad effettuare. Nel Mediterraneo, nel 90%, 95% del caso delle navi, la marca da rispettare è quella di Plimsoll, ovvero il bordo libero estivo. Talmente importante che viene proprio segnata fuori, nella parte esteriore della nave, quindi proprio sul fasciato, in maniera tale che chiunque possa accorgersi se una nave si trova sotto marca oppure no, cioè se una nave stia navigando regolarmente, tra virgolette, oppure no. Cosa possiamo trovare più sulle navi? Possiamo trovare la scritta tag con quella freccia. Avete mai notato quelle scritte tag? Tag sta per rimorchiatore, dove troviamo la scritta tag con la freccia. Quella segnaletica serve ad indicare che in quella zona della nave il rimorchiatore può spingere e applicare la sua forza senza alcun problema, perché sono zone della nave rinforzate e quindi qui le sollecitazioni generate dal rimorchiatore non creano troppi problemi, a differenza invece delle scritte no tag, dove appunto il rimorchiatore non può assolutamente posizionarsi perché potrebbe danneggiare la nave. Per farvi un esempio, pensate ai portelli sulle navi da crociera utilizzati per l'imbarco tender. Quindi, che sono dei portelli idraulici, quindi che si aprono e si chiudono. Se un rimorchiatore andrebbe a spingere contro quei portelli, li andrebbe sicuramente a rompere, andrebbe a rompere il sistema idraulico, causando incendi e danni. Quindi è chiaro che il tag, con la freccia, serve a indicare proprio i punti in cui i rimorchiatori devono andare per fare il proprio lavoro. Quali sono altre scritte che possiamo trovare? Quella del bulbo, possiamo trovare il simbolo del bulbo che serve ad indicare a chi naviga in prossimità della nave, che ad esempio si trova su una barchetta, che c'è un bulbo
a prua della nave che potrebbe essere parzialmente sommerso o totalmente sommerso e quindi prestare attenzione. Molto spesso vicino al simbolo del bulbo sono presenti anche dei numeri che stanno ad indicare l'estensione di quest'ultimo, proprio per chi si dovesse trovare in prossimità della prua della nave. Così come i simboli delle elichette oppure i simboli delle eliche stanno a indicare la presenza di bow thruster, la presenza di stern thruster, quindi di elichette di manovra, di fare attenzione perché in prossimità di queste, se azionate, si potrebbero creare dei vortici, si potrebbero creare delle correnti propulsive, quindi se una barca passa vicino alla nave e questi thruster sono azionati, potrebbe sentirne gli effetti, potrebbe essere molto pericoloso. Ecco perché sono segnati, ben marcati e visibili sulle navi. Oppure pensate all'elica principale della nave, molto spesso anche quelle sono marcate perché pensate alle petroliere che quando sono scariche emergono totalmente e anche l'elica emerge, potrebbe essere assolutamente pericoloso per chiunque transiti nei pressi dell'elica. Comunque noi stiamo parlando di navi, non stiamo parlando di imbarcazioni piccole, quindi pensate che sono enormi ed è impossibile a volte vedere chi è attorno tutto il perimetro della nave, quindi bisogna fare attenzione quando si è in prossimità della nave stessa. Comunque questi sono i simboli che troviamo sulle navi. Prima di lasciarvi vorrei darvi un'altra piccola chicca. Probabilmente alcuni di voi, non so se tutti l'hanno notato, su alcune navi sono presenti anche delle lettere, dei simboli abbastanza strani come FP, WB oppure FW, dei simboli vicino a degli angoli, a delle T. Cosa stanno ad indicare quella simbologia? Semplicemente stanno a indicare la parte esteriore dello scafo, dove sono posizionate le varie casse della nave. FP, per esempio, sta per Forepeak Tank, ovvero il gavone di prua, quindi la cassa più a prua, la cassa di zavorra più a prua della nave. Oppure le VB sono le Water Ballast Tank, le FW sono le Fresh Water Tank e così via. Quindi queste scritte stanno proprio a identificare la posizione delle varie casse lungo tutta la lunghezza nave, perché vengono segnate anche nella parte esteriore della nave, perché in qualsiasi momento si riesce a capire dove è quella cassa, quando è utile questa cosa. Beh, pensate ad esempio a un danno, a un'apertura del fasciame. Se ad esempio si genera una falla, per capire immediatamente qual è la cassa interessata, beh, si va alla parte esteriore dello scafo e si capisce subito qual è la zona, qual è la cassa interessata dal danno. Oppure se non proprio una falla, che è una cosa un po' più complicata, perché in navigazione come si fa a vedere? Ad esempio una bugna, cioè una rientranza della ramiera, quando può succedere che si prenda una botta con la nave e quindi la ramiera si deformi. Per capire immediatamente qual è la cassa interessata, grazie a questa simbologia si capisce subito e quindi si può intervenire in maniera molto celere e veloce. Ok ragazzi, è stato un video molto lungo, spero vi abbia interessato, spero sia stato abbastanza chiaro, spero vi abbia riuscito a trattenere sullo schermo. Sono cose un po' più tecniche, ma spero che vi siano piaciute lo stesso. Comunque, quando parlo un po' più tecnico, devo pensare alle cose che dico perché, per non dire cantonate, cercare di organizzare il discorso quanto più pulito e comprensibile, possibile. Io come sempre vi ringrazio per il supporto che mi state dimostrando, per seguirmi e per stare con me in ogni video. Ciao ragazzi, ovviamente non potevo lasciarvi andare senza i miei auguri di Natale, quindi vi auguro un felice Natale, anche se ormai è passato, però ho cercato di far entrare tutto, incastrare tutto all'interno della festa prima che passasse. Auguro ovviamente un grandissimo e un felicissimo Natale a tutti voi, specialmente a quelle persone che purtroppo si trovano a bordo e sono lontano dalle famiglie in questo momento, quindi i marittimi che purtroppo capita, quest'anno sono stato fortunato, però si sa, in questo mestiere molto spesso capita,
di rimanere incastrati a bordo per le feste di Natale. E quindi il mio augurio più sincero va a tutti voi e soprattutto a tutte quelle persone che si trovano a bordo, e in generale a tutti i lavoratori che sono costretti a lavorare nel periodo di Natale e Capodanno. E nulla, io vi mando un augurio, un abbraccio grandissimo a tutti quanti voi, vi auguro il meglio e spero di poter condividere ancora di più questo progetto con voi. Spero che abbiate apprezzato tutto il lavoro che ho fatto durante il corso di quest'anno. Sono felicissimo per tutte le persone che mi hanno scritto e che hanno avuto un contatto con me, chiedendomi delle curiosità, dei suggerimenti e quant'altro. E nulla, grazie per il sostegno. Noi ci becchiamo in un prossimo video, questa volta non so quando sarà, perché si avvicina anche la mia partenza per il prossimo imbarco, per la prossima nave. Quindi vedremo un po' come si metteranno le cose. Spero di portarvi quanti più contenuti possibili, il prima possibile. Sarà mia cura e mia premura poter adempiere a questo impegno. Come sempre, vi ringrazio. Vi auguro tantissimi auguri, voi, vostre famiglie e quant'altro. E nulla, noi ci becchiamo a un prossimo video. Grazie, ragazzi. E felice Natale! Ciao!